perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Video molto particolare perché quest'oggi non sono da solo, infatti qui con me c'è anche... Mister Electric, ciao a tutti ragazzi, ciao, basta così. E niente ragazzi, allora quest'oggi siamo in un format molto particolare perché sarà una sorta, potremmo dire, di talk show, esatto, nel quale andremo a, come si può dire, a parlare di un argomento in particolare. L'argomento di questo video è... Menafi e... ma sarà... anzi, scusami, Fione sarà la formalola di Menafi? Ecco, detto... Quindi ragazzi, oggi su questo canale abbiamo questo video, ma contemporaneamente sul canale di Mr. Electric è uscito un video analogo riguardante un'ultra creatura. Noi non spoileriamo perché è un'ultra creatura. Esatto. E quindi nulla ragazzi, passate anche dal suo canale, lo trovate in descrizione nelle schede. E direi che possiamo iniziare subito con la discussione di quest'oggi. Ah, e se vi piace questo format, quanti like gli lasciamo fare, insomma? Ho visto che di solito fa intorno ai 700-800, diciamo 1000. Perché ci sono io. Porca puttana. Ragazzi, 1000 like per proseguire la serie. E quindi nulla, direi di iniziare subito con la discussione. Fion sarà la forma Alola di Menafi, ragazzi? O meglio, Fion è un abbozzo della forma Alola e delle forme Alola che conosciamo in questi giorni? Ora, è una cosa che io sinceramente, zio, ho conosciuto, cioè ho scoperto veramente recentemente nell'ottica di fare questo video. Non so te. Sì, sì, pure io, uguale. Cioè, mi è venuto mo' all'occhio di capire che magari Fione potrà essere una forma alternativa, quindi in questo caso Alola, che è proprio una forma alternativa, ecco, di Menafi, detto veloce. Sì, esatto, cioè praticamente una sorta di forma alternativa che ancora non era stata avviata, sì, diciamo, una forma Alola che ancora non era stata avviata. E nulla, questo perché ragazzi? Perché Menafi, ed è una cosa che vi ripeto, ho scoperto recentemente, la differenza sostanziale fra Menafi e Fion è che uno abita negli oceani freddi, ossia Menafi, mentre Fion abita negli oceani caldi, insomma. Cioè, come se ragazzi fosse una sorta di, come si può dire, cambiamento climatico che differenzia totalmente questi Pokémon. Cioè, sinceramente, è veramente simile a una forma Alola, zi, questa cosa, cioè. No, ma è vero, cioè, tu ti immagini, mo, ad esempio faccio un paragone perché mi ricorda tantissimo anche le forme, la forma di Shellos, quella del sud e quella del nord. Anche se, diciamo, non è una vera e propria forma Alola, perché non è una forma Alola, ma è proprio una forma alternativa. A me ricorda tantissimo questa differenza tra, appunto, la forma... No, no, infatti... Considera anche che poi Fiore e Menafi sono di altre due regioni, sì. Cioè uno viene da Fiore e l'altro lo ritrovi poi a Sinnoh, misteriosamente. Sì, esatto, proprio come se spuntasse da qualcosa che è inaspettato, ecco. Infatti, cioè, è proprio, è evidente questa cosa. Poi ovviamente non è forma Alola perché non è di Alola, però cavolo, sembra veramente una sorta di differenziazione del Pokémon a seconda dell'ambiente. Tant'è che ragazzi, Menafi ci viene anche detto che è un Pokémon molto sensibile all'ambiente. Cioè ci viene letteralmente specificato a livello di descrizione del Pokémon che è veramente una... affanculo, mi sembra andato di traversa la Madonna. Ah, ok. Taglio tattico. No, mi staccavi, manca. Cosa? Le salite di traverso la Madonna. E quindi ragazzi, Menafi essendo molto... E quindi Menafi, ragazzi, essendo particolare... Porca tre... E quindi Menafi, ragazzi, essendo un Pokémon che, diciamo, si presta a cambiare, ad adattarsi all'ambiente, essendone molto sensibile, ricorda veramente tantissimo quello che succede con le forme Alola. Cioè, esatto, è proprio... Esattamente, sì. Quello, è quello. E non so il perché, ma questa cosa degli oceani freddi, degli oceani caldi, mi è sempre parsa come un cambio di aspetto, ma principalmente di colore. Non so te, c'è tipo una cosa in giro che dicono che il colore caldo si differenzia dal colore freddo principalmente del mare. È vero questa cosa, non ci ho pensato. Tipo il colore freddo del mare può essere più un colore, come dire, prevalente sull'azzurro, ecco, mentre il colore caldo, quindi più, insomma, profondo, è un colore blu.
Quindi questo ci è, è un punto in più per dire che magari Fione è una forma Alola, anche se non lo è, però stiamo ipotizzando, ecco. No, è vero, ha senso questa cosa che dici, ha davvero senso, cioè non ci avevo pensato io effettivamente. Bene. No, mi è puntata così all'improvviso, perché sentendo quello che dici, mi è puntata così all'improvviso. No, è giusto. Tra l'altro poi, ragazzi, di Fion si sa veramente poco, non si sa neanche se è un po' come un leggendario, un po' come un misterioso, come se questa cosa della forma alternativa a Sin non si riuscisse a capire molto bene, tant'è che Samuel Hawk, Manuel Hawk, che sarebbe il cugino del professor Hawk e colui che studia le forme Alola, effettivamente abita altrove, cioè le forme Alola si chiamano forme Alola perché sono state scoperte ad Alola dal professor Hawk, dal cugino del professor Hawk. E quindi anche questa cosa che di Fion non si sappia molto e che sia un po' così ambiguo è indicativa, secondo me, del fatto che a Sinnoh ancora non si conoscono e non si riesce a dare, diciamo, un'identità a queste forme particolari. Non so se poi magari mi sono perso qualcosa io, però mi sembra che effettivamente sia così. La mia opinione per quanto riguarda se Fione è un po' un leggendario o no, secondo me no. Nel senso che Fione è originato dall'uovo di Manafi, ok? Manafi si accoppia con Ditto e dà l'uovo di Fione. Dando l'uovo di Fione, almeno per quanto mi riguarda, poi anche ci sono alcune teorie in giro, Fione in questo caso non è considerato come Pokémon leggendario, perché i Pokémon leggendari sono sempre idealizzati come quei Pokémon che sono unici, non hanno né sesso, sono di un livello fortissimo e non possono fare uova. Quindi in questo caso... Sì, in teoria è vero. In questo caso nemmeno Manafi potrebbe essere leggendario, ma lo è. E quindi hanno aggiunto questa cosa con Fione, giusto per differenziare un po' le cose. È come se fosse stato una sorta di upgrade delle forme Alola che andava avanti da un po' di tempo e che poi in settima gen è venuto fuori. Ma questa cosa delle forme Alola è una cosa... È un progresso, insomma, è una cosa che preesisteva già prima in un certo senso. Sì, ma c'è da dire che la Game Freak progetta tutto dall'inizio, le idee poi le modifica man mano, quindi probabilmente il fatto dell'uovo e della differenza di Fione con Manafi potrebbe essere l'inizio. Poi un'altra cosa interessante, secondo me, è che comunque Fion è un Pokémon che nasce letteralmente e viene concepito a Sinnoh, no? Viene concepito a Sinnoh, mentre Manafi, quando lo ottiene, viene concepito a Fiore. Come se, essendo concepito l'uovo a Sinnoh, acquisisce le caratteristiche per l'appunto della regione e quindi cambia forma. Anche questa cosa è molto relativa. E il fatto che Fion non possa evolversi effettivamente in Manafi è interessante, perché noi comunque sappiamo, cioè almeno questo per come la vedo io, noi sappiamo che l'evoluzione di solito è dettata comunque da dei cambiamenti di cui ha bisogno una creatura. E il fatto che Fion a Sinnoh non si evolve in Manafi è interessante, perché per l'appunto dimostra che Manafi persino potrebbe essere obsoleto. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza sensata. Sì, pure è vero. A me era balzata sempre l'idea dello scambio che si aveva, parlando anche di Pokémon Sole e Luna, dello scambio che si aveva quando tu portavi i Pokémon da XY a Sole e Luna. Allora, praticamente, prima dell'uscita di Sole e Luna, almeno io immaginavo, come la maggior parte delle persone immaginava, che si potesse scambiare, che si potessero scambiare i Pokémon da X e Y a Sole e Luna. Cosa appunto totalmente errata. Ma se si facesse il contrario, ovvero da Sole e Luna a XY, tramite cosa secondo te? Non ne ho la più pallida idea. Secondo la banca Pokémon, si possono trasportare i Pokémon da Sole e Luna? No, non penso, no. No? Non puoi? Sì, si possono trasportare. Ah, sì? Perché se tu porti, ad esempio, ci sta un mio amico, questa qua poi la ricapitoliamo dopo per bene. Ah, ok. Praticamente, okay, ho capito. Un mio amico ha portato i Pokémon da Rubino Omega, Zeffiro Alpha a Sole e Luna. E volevo parlare, aggiungendo il fatto del cambiamento, volevo parlare del fatto di Executor che quando è stato scambiato è rimasto come forma normale. Ah, sì, effettivamente. Che c'era anche questo dubbio quando sono usciti Sole e Luna, cioè gli Pokémon, cosa succede a questi Pokémon? Prima dell'uscita di Pokémon Sole e Luna si ipotizzava in un magari scambio tra i Pokémon di sesta generazione con quelli di settima generazione, cosa che è stata resa possibile grazie alla banca Pokémon. Un mio amico si è provato a scambiare quindi i Pokémon dalla banca Pokémon a appunto il Pokémon Sole e Luna, e si è visto che i Pokémon che in Sole e Luna hanno una forma Alola, durante lo scambio non hanno acquisito questo aspetto. Quindi, parlando di Manafi e Fione,
potrebbe essere una cosa innovativa che appunto la Game Freak ha voluto aggiungere. Non so se hai capito il senso. Sì, no, ho capito. Cioè, è una cosa che comunque ha senso, perché alla fine con gli scambi i Pokémon non cambiano la forma e non cambia forma nemmeno Fenami. Che cazzo Fenami. È Fenami? Tu mi devi dire chi è Fenami. Un nuovo Pokémon. Menafi e Fion, volevo dire. Comunque direi che più o meno abbiamo detto tutto quello che c'era da dire a riguardo e tutto quello che abbiamo trovato. Io vi chiedo, ragazzi, ovviamente, se vi piace questo format, di sostenerlo. E ragazzi, ovviamente potrebbero arrivare altri video a riguardo. Ovviamente non a riguardo certo, di Menafi e Fion, ma a riguardo di altri argomenti. Poi passate dal suo canale, perché cioè, no, passate dal suo canale, ragazzi, perché è bravo e merita. E che altro, insomma, vi invito ovviamente a vedere il suo video che trovate in descrizione e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo argomento, che secondo me è molto interessante. Cioè, premete entrambe le campanelle, finalmente posso dirlo, cazzo, premete due campanelle, cioè sono felicissimo perché questa cosa della campanella è diventata un meme. Esatto. E nulla, ragazzi, detto ciò, noi ci possiamo beccare in un prossimo video.